Una scelta infelice che probabilmente verrà rivista in fretta è quella delle due isole ecologiche di Capodorlando che in questi giorni sono al centro delle polemiche. La necessità di strutture del genere è certa, ma bisognerà apportare modifiche, una delle quali è già lo studio degli uffici. Si tratta dell'isola antistante dello stadio micare di Contrada Pissi, struttura utilissima ed utilizzata anche con una certa responsabilità da parte dei cittadini che la usano soprattutto per selezionare il materiale e differenziarlo. Il problema è che, a parte qualche caso di non corretto smaltimento che rischia di danneggiare l'intera raccolta, l'area si trova a poca distanza dalle tribune del campo sportivo e domenica non si segue la raccolta dei rifiuti. Quindi avviene che durante le partite che si svolgono nell'impianto la vista non sia delle più gratificanti, soprattutto per chi giunge in città al seguito delle squadre ospiti. L'ipotesi del comune è quella di acquisire un terreno che si trova tra la linea ferroviaria e la nuova palestra per la ginnastica artistica e soprattutto di chiudere la zona con cancelli che impediscano lo smaltimento nelle ore notturne e nei festivi. In questo modo si procederà ad un più efficace controllo da parte degli operatori, un passaggio ritenuto indispensabile dopo la chiusura dell'esperienza degli Ato e la nascita della società gestita direttamente dal comune. Da ripensare, ma in questo caso la decisione potrebbe già arrivare nelle prossime ore, anche lo spostamento di alcuni cassonetti che si trovano in una piazzola sottostante il faro. L'amministrazione di Capodorrando ha deciso di cambiare il posizionamento dei cassonetti per evitare un brusco impatto visivo a chi si reca nella zona di San Gregorio. La soluzione però si è rivelata fallimentare poiché i cassonetti e le campane adesso deturpano visivamente uno degli scorci più suggestivi della città, proprio quello del faro. Così si procederà ad un ripristino della situazione precedente con la novità che i cassonetti verranno diminuiti nel numero visto che spesso vengono utilizzati dai ristoratori del centro cittadino che intendono così accorciare i tempi rispetto allo stoccaggio a pisse. L'amministrazione quindi ha deciso ad aumentare i controlli ed applicare le sanzioni previste dalle precedenti ordinanze.